Ragazzi, oggi vi porto a fare un giro in mountain bike dalle mie parti. In questi giorni mi sono allenato molto con la mountain bike per riuscire a rimediare un po' a una mancanza di fiato che ho avuto nell'ultima gara. Con la moto nuova mi sono accorto che ci vuole un pochino di più di fiato rispetto alla 125 e quindi ho deciso in queste settimane di allenarmi sodo per riuscire a rimediare per la gara di Varano. Oggi vi porto quindi a fare un giro in mountain bike dalle mie parti sulle colline lucchesi. La cosa bella delle mountain bike è che oltre a allenare le gambe alleni anche un po' le braccia. Ovviamente bisogna fare molta attenzione a non esagerare perché farsi male è un volo, qua non ci sono protezioni, a meno che tu non vada a giro con una tuta da cross con le protezioni, ma nelle salite tornerebbe un pochino scomoda. Altrimenti sei senza protezioni, quindi bisogna fare un attimo attenzione perché spesso può capitare che ti sfugga un po' la mano, tu vada un po' più forte e poi alla fine in bici, in mountain bike non è così difficile cadere, basta trovare un sasso un pochino fuori posto e se non sei bravi a reagire nel modo giusto trova per terra in un attimo. L'anno scorso infatti, prima della gara di Modena, caddi di bicicletta e fortunatamente non mi ruppi nulla, però mi portai dietro un dolore alla spalla che poi mi dette noia anche in gara. Quindi far passare l'allenamento da benefico a distruttivo è un volo. Bike personalmente mi diverte molto perché alla fine ti immergi nella natura, a volte ti passa anche la fatica se ti piace il percorso e magari sei in compagnia, e comunque come dicevo prima è abbastanza completa, quindi quando torni da un allenamento in mountain bike ti rendi conto che hanno lavorato tante parti del corpo, che senti che lavorano anche quando vai in moto. Per la prossima gara penso di essermi preparato al meglio, mi sono allenato abbastanza in questi giorni. E anche la moto è stata rivista un po' in quelle che erano i suoi difetti. Varano è una pista dove ho girato tantissimo, ho fatto tutto il 2014 nel trofeo Varano e anche il 2015, tuttavia è una pista che ha ancora dei segreti nascosti per me. L'obiettivo è quello di cercare
arrivare già a dei tempi buoni. Questa è la seconda gara che faccio con la 250, quindi un pochino di dimestichezza in più ce l'ho rispetto a Franciacorta, dove alla gara avevo all'attivo solamente 3 uscite. Laggiù è Lucca. Quello che voglio cercare di fare per questa gara è di lavorare con un po' più di tranquillità, di serenità. La gara scorsa ero un po' troppo preso dal cercare di fare il risultato e ho lasciato da parte tanti aspetti che invece paradossalmente mi avrebbero permesso forse di migliorare ancora di più e magari anche di poter vincere la gara. Bisogna che sia un po' più tranquillo, anche in gara non devo avere troppa furia e devo cercare di lavorare un po' con più di tranquillità, di tecnica e sono sicuro che verrà fuori un bel risultato. L'obiettivo di questa gara ovviamente è quello di portarsi a casa un bel risultato, ma una cosa che sarebbe ancora in più oltre al risultato della gara è quella di poter riuscire a padroneggiare al 100% la nuova moto, quindi uno step in più sarebbe quello di riuscire a trovare, diciamo, la quadra di questa moto qua, riuscire a interpretarla al 100%, e questo naturalmente tradotto in poche parole, riuscire a fare dei buoni tempi con facilità. È tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, ho visto che l'ultimo video, quello della gara di Franciacorta, è andato abbastanza bene, mi raccomando, quindi iscrivetevi. Detto questo, ci vediamo alla gara, un saluto.